La villa è un edificio neoclassico circondata da un parco secolare a picco sul mare, sul nuovo porto turistico. Il parco, a lungo parzialmente inagibile, solo da pochi giorni è stato restituito per intero alla città. Ha ritrovato l'antico splendore anche l'elegante casina del tè, con le coloratissime maioliche sul tetto. Abbiamo restituito ai cittadini un polmone di verde prima di tutto, una ricchezza per l'intero territorio, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico ed economico. Villa Fondi di Sangro e il suo parco appartengono al comune di Piano di Sorrento, che ha lavorato assieme al Polo Museale della Campania per la riapertura del museo archeologico Georges Vallée, inaugurato nel 1999 e rimasto chiuso negli ultimi 4 anni. All'ingresso Leone in tufo, VI secolo a.C., a guardia della tomba di Liparos, mitico fondatore di Sorrento, e la colossale statua di Demeter. Il museo ospita collezioni di reperti in arrivo dalle necropoli arcaiche e di età classica della penisola sorrentina, territorio ricchissimo sotto il profilo storico-archeologico, e ancora splendide ceramiche attiche a figure nere, e dalle ville marittime romane affreschi il prezioso bassorilievo del sacrificio a Diana. Uno scrigno veramente prezioso che fa capire quanto questo territorio sia importante per la ricostruzione delle vicende storiche della Campania antica. Il percorso archeologico prosegue nel parco con lo straordinario ninfeo a mosaici policromi di Massa Lubrense. Ne manca una parte, ora è mostra in Cina. Al ritorno sarà ricomposto per intero. Per raffinatezza e dimensioni è ritenuto un unicum nel mondo romano.